Finalmente sabato scorso è stata presentata Meravigliosa, la canzone scritta da Tony Bungaro insieme ai bambini della scuola elementare di Bellocchio. Una serata emozionante non solo per i più piccoli ma anche per tutti noi adulti. Sì, effettivamente è stata una bellissima serata di grande intensità, di grande commozione, perché abbiamo visto questo progetto concludersi con questa canzone in un CD dove Tony Bungaro con i bambini aveva progettato questa canzone, scritto, musicato, e quindi è stata veramente una bella serata. Poi abbiamo visto anche l'immagine di Senigallia, perché il progetto, ricordiamolo, è sì una canzone, ma una canzone che poi tutto quello che possiamo ricavare dalla canzone e dagli sponsor è legato al fatto che poi verranno date delle contributi per quanto riguarda gli alluvionati di Senigallia. Quindi abbiamo visto anche delle immagini di Luca Pagliari, insomma è stata una serata veramente, veramente molto emozionante. Una serata resa possibile grazie al lavoro di tante persone. Sì, tantissime persone. Io prima di tutto ringrazierei Marco Pacassoni, perché Marco è un grande artista fanese che lavora in tutto il mondo e che è stato il gancio con Bungaro già del 2021, e quindi ormai questo contatto, diciamo, quotidiano, direi ormai, con Tony Bungaro è legato anche al fatto che Marco è stato il trade union. Oltre a loro c'è da ringraziare i tecnici, ci sono da ringraziare le persone che si sono spese per questa serata, e devo dire che veramente, come sempre, organizzare le cose è complesso, però poi quando il risultato è quello di sabato sera, veramente c'è una grande soddisfazione. È arrivato anche il CD ufficiale, dove è possibile acquistarlo? Il CD ufficiale, che è questo, è possibile acquistarlo presso il botteghino del Teatro della Fortuna, l'edicola Giacomoni a Bellocchi, nella cartolibreria Stacia Minaccia di Sant'Orso e la pasticceria Le Terrazze del Poderino. Abbiamo cercato di toccare un po' i vari punti della città proprio per dare la possibilità a tutti di comprare questo CD. E anche il ricavato di questi CD sarà finalizzato ad aiutare queste scuole di Senigallia? Assolutamente sì, perché è l'infanzia che si adopera per l'infanzia. Il ricavato di questo CD, come quello della serata che abbiamo portato a termine il 10 dicembre, verrà devoluto interamente a un progetto di ricostruzione di una scuola materna che è stata completamente devastata dall'alluvione. L'idea potrebbe essere, mi rivolgo ai compratori, anche di infilarlo nel pacco di Natale, perché fa colore, fa bene al cuore e fa bene a tanta altra gente che in questo momento ha bisogno del nostro aiuto.